Veramente grazie, ragazzi. Se volete vedere un gameplay, ovviamente con la se volete vedere un gameplay con il con la spolliciate questo video. Fate veramente il disagio. Mettete 100 migliaia di 1747 like e faremo un gameplay. Grazie mille a questo gentilissimo fan, supporter, come lo vogliamo chiamare, che mi ha inviato 20.000 COD points. Grazie mille, visto la mia disperazione quando ho trovato la balestra, ti ringrazio veramente. E è veramente eccessivo questo regalo, ma ti ringrazio. Mi dispiace che non voglio essere citato, ma comunque ti chiameremo Ugo. Quindi grazie mille Ugo per questo regalo e speriamo di trovare qualcosa di decente, anche se io non ci credo. Perché sono molto sfigato, ma so che grazie alla tua compassione che hai avuto per me, sicuramente qualcosa di buono uscirà questa volta. Quindi andiamo a spacchettare. E dai. Carino da vedere, ma non è quello che sto cercando. Mi serve un'arma. Devo trovare assolutamente l'FFR, il Garand o l'MP40. Li voglio, cazzo. Io sono sicuro di essere molto sfigato, cioè, e in questi 20.000 punti magari non ci sarà manco un'arma. E io rosicherò, ragazzi, è palese. Perché mi esce la testa templare, che ho già. Quindi, sbustiamo come dei pazzi. Speriamo di avere molta fortuna per questo, diciamo, sbustamento dei 50k. Perché veramente. Oh, bellissima la mimetica inganno! Questa cosa mi piace tantissimo. La mimetica inganno mi è sempre piaciuta sui vari fucili. Quindi, oh, il Malis. No, per quanto sia carina come arma, è la più veloce arma corpo a corpo. Proprio non riesco a farmele piacere le armi corpo a corpo. Anche se le trovo, per carità, ho trovato un'arma nuova. Però non è quello che sto cercando. Cioè, sicuramente se vado a cercare qualcosa è l'FFR, l'MP40. E l'HG40 siamo in questo caso il Garand. Comunque la mimetica prestigio per l'SVG che non avevo, che è una delle mimetiche forse più brutte, però almeno il Malis l'abbiamo trovato e ci potrebbe stare. Abbiamo trovato Osiride, il silenziatore per il faro. Ragazzi, io non ho mai trovato un oggetto per il faro, quindi fortunatamente. Marocco, what? Un'altra cosa per il faro, Osiride, caricatori rapidi, cosa carina. Non avevo mai visto queste cose per il faro. Questo pacco orrendo, nemmeno a guardarlo, cioè è peggio dei pacchi, veramente quelli da 10 criptochiavi, incredibile. Templare ancora, ci perseguita. Che cazzo è? Ballalla mega. Ma si muove. Regà, è una mia impressione o pare muoversi? Deve pare flashare, tipo che faccio. Ma è una mia impressione che sto flashando io male. Smoke weed every day. Cazzo, sono ancora in botta. Dai, non ci credo che su tutti questi pacchetti non esce un FFR, un HG40, un non lo so, un Garand. Cioè, non ci posso credere. Non ci posso credere. Che ansia, mi viene una. Oh, spirito, vabbè, vi ho adorato lento. Vi ho adorato la prestigio per il Gorgon. Però, come sapete benissimo, io odio mitragliamini leggeri. Dai, ora esce un'arma, ti prego. Oh mio Dio! Oh mio Dio, Ugo, grazie! Ugo, grazie! Oh mio Dio, non ci credo, l'ho trovata! Oddio! Regà, vi giuro, questo pack opening sicuro troverò l'HG40 e il Garand. Ho trovato quest'arma, sicuro troverò anche l'HG40 e il Garand. Non ci posso credere, regà. Non ci posso credere. Quanto cercavo quest'arma. Quanto cazzo la volevo! Il cazzo di Famas di Black Ops 1, una delle armi che mi sono piaciute di più di tutti Call of Duty. E ora l'ho trovata, e tra l'altro è considerata una delle armi più forti. Regà, non ci posso credere. No, regà, sono troppo felice. Grazie mille, Ugo. Io ti amo, Ugo. Ti giuro, ti amo. Bea, mi dispiace se stai vedendo questo video, ma Ugo, ti amo. Grazie mille per questi 20.000 God Points. Io non so che dirti, veramente mi hai fatto felicissimo questo. Ho trovato l'FFR. Regà, io non vedo l'ora di utilizzare. Non ci posso credere. Sono veramente troppo contento per averlo trovato. Vi giuro, sono troppo felice. Non sapete quanto mi. No, vabbè, non ho parole. Cioè, continuiamo col pack opening. Io non ci posso credere. Oddio, che bello. Oddio, che bello. Proprio vedi le cose che ti migliorano la giornata così. Cioè,
Ugo, mi hai veramente migliorato la giornata con questa cosa. E mi dispiace che non vuole che vi faccia leggere il messaggio che mi ha mandato, perché magari si vergogna un po', forse non vuole dire chi è, eccetera, eccetera. Però ha scritto un messaggio molto carino in cui mi dice praticamente che lui lavora all'interno, diciamo, dei videogiochi in questo caso, vede sempre le mie streaming, segue le mie streaming, guarda i miei video, eccetera eccetera. Ha visto questa cosa dei code points, che a me non è mai uscito niente di quello che volevo nei code points, e ha deciso di regalarmi questi 20.000 code points che lui aveva. In questo caso mi ha scritto: guarda, spero che troverai qualcosa, se trovi magari una delle armi che stai cercando mi basta solamente che me lo scrivi, non voglio che fai il mio nome, non vorrei che qualcuno venga a sapere che ho fatto questa cosa, eccetera, eccetera. Quindi grazie mille Ugo, sei stato veramente gentilissimo, le belle parole che hai detto su di me, sullo streaming, mi hai veramente migliorato la giornata con quel messaggio, come molti di voi fanno ogni giorno che mi mandano queste cose, o la sera prima di andare a letto, sulla pagina Facebook, e allo stesso tempo mi hai fatto veramente un gran regalo, perché, oh, figo il tema corpo ONI per il Nomad, anche se non uso il Nomad. E allo stesso tempo mi hai fatto veramente un grandissimo regalo, perché ho trovato l'FFR che stavo cercando. Cioè, ti giuro, ho sballato, e non so, cioè, sono contentissimo. Ti giuro, sono veramente contento. Drago di Komodo, what? Figa come cosa, però. Vediamo, dai che lo posso trovare qualche altra arma figa tipo l'MP40. Il calcio per l'M8, ecco, questa è una cosa carina pure perché si vede davanti all'arma. Quindi, sempre cercato gli accessori per l'M8, non ho mai trovato niente. A parte il fuoco rapido, i caricatori rapidi, i caricatori estesi e il calcio quello davanti, che tra l'altro non si vedono a parte il fuoco rapido. Quindi, meno male che ho trovato il calcio davanti ora, almeno così ho qualcosa di carino quando uso l'M8 lo faccio vedere. Attenzione, l'incisione per il Weevil, una delle nuove mimetiche. E di nuovo Barocco, Rococò, Taroccocò, Tarocco per il Firebreak, inutile, useless, Vegas, shit. Barocco, Tarocco, Cococò per il Firebreak ancora, l'abbiamo completato in questo caso. Testa e petto. Iega con petto. In the Audi, Oh, guasto attenzione, polizia, l'MVP, arma scendi valete di corpo a corpo, una sabbia, cosa sangue. che... Già abbiamo trovato il Malis, abbiamo trovato l'FFR, quindi abbiamo trovato un'arma da fuoco e quella che volevo più di tutte assolutamente, ora manca l'HG40 e il Garand. Abbiamo trovato anche l'MVP, molto bella come arma, è carina e divertente perché quando date il colpo in testa c'è tutta l'animazione, poi eccetera eccetera. Ma come dico sempre io, non è che mi interessano tanto le armi corpo a corpo, quindi andiamo avanti. Prestigio, non lo dico di Ex. Stella oscura, tema testa Spectre. Questa può essere carina. Sono veramente contento. Non vedo l'ora, cioè, proprio di provare l'FFR dopo di andare a giocare a Overwatch. Cioè, voglio giocarci con l'FFR, cazzo. Secondo me è veramente forte. Non solo è veramente forte, ma anche particolare come tipo di arma. Bandito, va bene. Manowar, caricatore aumentato. Ci può stare come cosa. Ci può stare. Caricatore aumentato per il Manowar. Non li uso mai caricatori aumentati sul Manowar, dato che shotta con. Due massimo tre colpi. Sinceramente, con un caricatore potete fare quattro persone tranquillamente, anche se rincura un pochino tanto. Poi, ovviamente, con il Varix diventa fortissimo: non rincura più, non sbagliate più nessun colpo. Un caricatore da 30, basta. Quindi, non è proprio una scelta così Vediamo un saggia. pochino cos'altro può uscire. Furia! Questo è carino, bello. Con i Luchadores che gli dà un cazzo di calcio a martello in petto. Carino, ci può stare. Vediamo che altro può uscire qui dentro nei pacchetti. Olè, De los Muertos, tema corpo Outrider. Ah, vabbè, il corpo quelli del giorno dei morti messicano. Vabbè, carino, niente di che. I pacchetti stanno diventando un pochino più sciacchi. Che cos'è questo elmetto colorato tipo da Gay Pride con questi occhialetti per il Prophet? Che sembra uscito veramente dagli anni 50, anzi forse da una discoteca anni 80. Madonna, che cosa orrenda. Ma te puoi mettere una cosa del genere in testa? Dio santo, è veramente brutta come cosa. Lascia giallo, ragazzi, lascia giallo, è palese, è scritto. Ma non lo dico più. Non lo dico più. Bruciami duplicati, non è finita. Possiamo ancora trovare qualcosa. Grazie ancora, Ugo. Ma quanto ci sta a mettere? Madonna,
Raga, non finisce più, si è bloccato. Oddio. Oh. Ciao. Oh, chiave inglese, un'altra arma corpo a corpo. Cominciamo ad eliminarle, vai. Cominciamo ad eliminarle tutte, così magari escono più armi, non lo so. Spero di non ritrovarle due volte perché sarebbe da sclero. Comunque, vabbè, dai, la chiave inglese, un'altra arma corpo a corpo. Abbiamo trovato il Malis, che dovrebbe essere l'arma... Oh, che... Red the Goblin, tema corpo ruin. Questa è una cosa figa. Questa è molto figa, pare molto alla Mad Max, che tra l'altro ci hanno fatto quella mappa che secondo me richiama Mad Max, palesemente. Quindi, vediamo di trovare qualcos'altro in questi, così Ugo veramente poi ti vengo a dare un bacio in bocca, guarda. Oh, abbiamo trovato anche il tirapugni, 4 armi corpo a corpo, ben 4, cazzo. Cioè, vi rendete conto? No, raga, questa cosa è... Cioè, è eccessiva, questi pacchi che mi hai dato mi stanno facendo scurare in una maniera incredibile, perché perfino le armi corpo a corpo. Però, se trovassimo un HG40, un Garand, le cose potrebbero migliorare ancora di più di quanto stanno andando ora. Perché ora stanno andando super bene, ma potrebbero proprio andare in un modo eccelso, incredibile. Quindi Ugo, vedi di portarmi culo, se stai vedendo questo video, io ti amo. Shit, tema corpo Outrider, carina come cosa, quei pantaloni tipo che è... Leopardati bianchi e neri, che cosa proprio trash, porco Giuda. Mi piacciono un sacco questi tipologie di armi. È già un fucile d'assalto, quindi nemmeno. Che cazzo è sto? Per te solo il meglio. Ragazzi, è orrenda. È una delle cose più orrende che abbia mai visto. Sapete cosa vorrei vedere una volta? L'estrazione rapida per la M8. Non l'ho mai vista, ragazzi. Non ho la più pallida idea di come sia il calcio regolabile. Mai visti sull'M8, non ho la più pallida idea di come siano e sarei molto curioso di vederli. Anzi, fate una cosa, inviatemi una foto sulla pagina Facebook di come sono le stazioni rapide e il calcio dell'M8. Serie 4, tema corpo Reaper. Questo pare molto carino, anche se non riesco a capire a cosa si riferisce, pare fatto di una squadra. Carina questa cosa che hanno messo anche i corpi e le teste epiche, ma allo stesso tempo mi roderebbe più il culo che se trovassi una skin, in questo caso per... un personaggio che è una mimetica per un'arma o un'arma vera e propria, mi farebbe rodere ancora di più il culo, non lo so, cioè, sono così, l'idea delle skin per i personaggi per me è anche un po' inutile. No, bruciamo gli ultimi duplicati, dai dai, che ora esce qualcosa di buono. Serie 4, oh, l'abbiamo trovata prima, la troviamo pure ora. Penso che questo, Ugo, è il mio pack opening più bello di sempre, cioè ho trovato il mondo, io... Veramente ti ringrazio, non so che dirti. Grazie mille per questo gesto, per questo regalo. Abbiamo trovato l'FFR, abbiamo trovato poi il Malis, l'MVP, il tirapugni, la chiave inglese, cioè. Quindi non è che abbiamo trovato due cazzate, cioè abbiamo trovato veramente un sacco di cose. Quindi sono veramente felice perché sicuramente questo video sarà il mio pack opening più bello di sempre. Tu oggi mi hai svoltato la giornata, sì, oggi ero già felice comunque perché avrei giocato ad Overwatch con un po' di persone, eccetera, eccetera. In più tu mi hai migliorato la giornata. Ti giuro me l'hai migliorata perché in questi pacchetti ho trovato delle cose assurde. Cioè assurde, ho sbustato praticamente quasi tutte le skin leggendarie, quasi tutte. Ho sbustato poi, epiche scusa, non leggendarie, quasi tutte le skin epiche. Ho sbustato poi l'FFR, ho sbustato un sacco di armi corpo a corpo, quindi... Veramente grazie ragazzi, se volete vedere un gameplay ovviamente con l'FFR, se volete vedere un gameplay con il Malis, con l'MVP, con il tirapugni, con la chiave inglese, spolliciate questo video, fate veramente il disagio, mettete 1.747 like e faremo un gameplay anche con quelle, pure perché quando giocherò con le armi corpo a corpo ragazzi mi farete sclerare veramente tanto. Comunque, grazie a tutti per essere stati qui con questo pack opening, grazie Ugo per avermi fatto questa sorpresa per i 50.000 iscritti, un pochino prima di 50.000 iscritti, ti ringrazio tantissimo, abbiamo trovato tutte queste cose, grazie a tutti per essere stati qui, abbiamo trovato un sacco di cose, sono felicissimo, non vedo l'ora di andarle a provare, io vi saluto ragazzi, ci becchiamo al prossimo video oggi in streaming, let's go baby!